Vorresti vincere una tastiera super fighissima da gaming, completamente meccanica, perché ormai della tua ti sei stufato perché è vecchia, è brutta o comunque vorresti un po' cambiare, avere qualcosa di nuovo, veramente innovativo tra le mani? Allora le cose da fare sono veramente semplici. Iscriviti a questo canale, lascia un mi piace a questo video e commenta con qualcosa di inerente al video nella descrizione. E le ulteriori cose per partecipare le puoi trovare alla fine di questo video. Sono veramente cose semplici, assolutamente gratis e ti permetteranno di vincere una tastiera nuova della Drevo. Ciao a tutti, sono Giuri Prof. Italiana e oggi andremo a recensire, vi dirò i pro e i contro secondo me di questa sedia della Diablo. Secondo me è molto carina, vi dico già qualcosa, i colori molto accesi. E adesso andremo a vedere per quanto riguarda la comodità, la postura che si andrà a tenere, come sono i materiali e tutto ciò che ci va dietro. Dal punto di vista del packaging, la sedia è ben impacchettata e pesa in tutto circa 22 kg. Sono davvero parecchie e personalmente ho fatto un po' di fatica a portarla su dalle scale. Ovviamente se dovete fare spostamenti di questo tipo, fatevi aiutare sicuramente da un'altra persona e farete molto più velocemente e non vi spaccherete la schiena come invece ho fatto io. Tutto ciò ovviamente è dato dalla robustezza e dalla pesantezza dei pezzi che la compongono. Ogni pezzo è ben impacchettato e avvolto in buste di plastica. I pezzi metallici della nostra sedia sono invece avvolti da della gomma piuma per evitare che essi possano andare a toccare contro la sedia stessa. Passiamo ora al montaggio. Per assemblare la sedia vi consiglio caldamente di farvi aiutare da un'altra persona perché risulterà più semplice e veloce. Ma se ora sono seduto in questa sedia vuol dire che si può fare tutto anche da soli. Il foglio delle istruzioni personalmente non l'ho trovato chiaro in quanto le immagini erano un po' piccole e il tutto in bianco e nero. Seguendo comunque la procedura scritta si riesce alla fine a montare la sedia senza l'aiuto di guide online. Inoltre tutti gli strumenti per montare la sedia sono già presenti nella scatola. Per quanto riguarda il design, la sedia è molto grande e salta subito all'occhio, con colori vivaci. Ho scelto personalmente la sedia di questo colore per puro gusto personale, perché il giallo è il mio colore preferito. Questa sedia è della serie X1 e secondo me fra le altre che la casa Diablo propone, questa è la più fine ed elegante, con linee snelle e semplici. La serie X1 Horn, ad esempio, è identica a questa. Cambia solamente il cuscino per il collo, che ha delle corna che rimandano al nome della casa produttrice. Questo modello in particolare è previsto in ben 5 colori. Giallo, verde, rosso, blu e bianco. Come ho detto prima, io l'ho scelta gialla, perché è appunto il mio colore preferito. E vi posso confermare che sono contentissimo della scelta che ho fatto, perché è proprio un colore ben vivace e il giallo è ben fedele. La sedia pesa circa 22 kg, come ho detto prima, per via del metallo che la compone. I braccioli sono però in plastica, ma la parte dove appoggia il braccio è di un materiale gommoso e quindi non duro come la plastica, che ti permette perciò di avere le braccia sempre in una posizione confortevole. La sedia in generale garantisce una fantastica seduta grazie all'aiuto del cuscino lombare, che ti permette di tenere una corretta postura mentre si gioca. Devo precisare però che le persone molto alte come me la sedia risulta un po' piccola, anche se guardata dall'esterno appare molto grande. Infatti il cuscino lombare occupa un po' di spazio alla seduta e quindi ci dovremo sedere un po' più avanti. Essendo molto alto questa cosa non è di mio vantaggio, ma ciò non fa risultare la sedia di scarsa qualità e comodità. Anzi, ho apprezzato invece che la Diablo abbia aggiunto di serie le ruote con della gomma che permettono di far scorrere le ruote tranquillamente in qualsiasi pavimento. Io ad esempio ero già pronto ad acquistare in seguito delle ruote con la gomma, in quanto il primo pavimento è di legno e sarebbe stato un peccato rovinarlo con il movimento della sedia. Per quanto riguarda il costo, infine, la sedia viene circa 150 euro. Un ottimo compromesso se volete stare davvero comodi e non andare a spendere una cifra esorbitante. Chiaramente per comodità vi lascio qua sotto il link in descrizione. Ringrazio nuovamente la Diablo per avermi mandato questa fantastica sedia e finalmente posso sedermi in una sedia comoda e confortevole, a differenza dell'altra che avevo, che ora è diventato il mio poggia abiti. Per il concorso della tastiera dovete sapere che la Drevo ha progettato una nuova tastiera. Per questo progetto su Kickstarter, che è un sito che raccoglie progetti e fondi di persone che credono in quel progetto, in soli 54 giorni ha raggiunto 54.000 euro di fondi. Ovviamente se anche voi voleste donare qualcosa sappiate che
se superate certe soglie di donazioni, 55 euro, 69 euro, 99 euro, riceverete qualcosa. Quindi se donate 55 euro, avete già la tastiera, in pratica la comprate. Ovviamente nessuno vorrebbe comprare qualcosa o dare i soldi in qualcosa che ancora non è stata realizzata. Allora potete ben vedere il video del prototipo di questa tastiera che ora io vi mostro a schermo. È veramente fighissima, ha un design super figo ed è la miglior tastiera di Drevo, a detta di Drevo. Nel senso che fino ad ora è la migliore che loro abbiano mai fatto, anche col mouse laterale, quella rotellina che fa da mouse, che è veramente una cosa fighissima secondo me e che può aiutare in certe situazioni per cliccare super in fretta col dito, veramente può essere davvero davvero comodo. Poi è una tastiera piccola, compatta, quindi ottima per il gaming che non vuole avere tastiere super giganti, il che peggiorano un po' la situazione. Basta andare in descrizione a questo video e troverete un link che vi farà compiere determinate azioni. Queste azioni vi faranno ottenere un punto a ciascuna e alla fine chi otterrà più punti ha più probabilità di essere estratto nel giveaway di ben due tastiere di questo tipo, una wireless, una col cavo. Sono cose veramente semplici da fare, quali seguire Drevo su Facebook, iscriversi a Pura Fibra Italiana su Instagram. Noi non c'entriamo nulla, nel senso che non daremo noi la tastiera, noi non ce l'abbiamo, faremo un video a riguardo prima o poi, ma per ora non ce l'abbiamo, e si occuperà completamente Drevo di scegliere il vincitore una volta estratto casualmente e di inviare la tastiera al vincitore. Vi consiglio assolutamente di fare questa cosa perché non vi costa nulla, alla fine si tratta solo di seguire delle pagine e voi potreste comunque vincere, vi verrà notificato via mail la vincita. Quindi che cosa aspettate? È veramente una cosa facilissima.